Benvenuti su Fraternity Channel e ben ritrovati a Gocce di Luce, pensieri e parole per la nuova era. Quest'oggi abbiamo una bellissima parola, una bellissima goccia che riguarda il servizio. Ebbene, il servizio è importante perché è il nostro metterci a disposizione degli altri e, in un senso più ampio, a disposizione dell'evoluzione umana, quindi di tutta l'umanità. Ed allora vediamo che cos'è il servizio. Servizio è la caratteristica peculiare dello spirito e trasforma la coscienza in uno splendido diamante. Nasce nel profondo pozzo della vita quotidiana e trascina gli uomini verso la luce a studiare e a incontrare le stelle. Beh, non potrebbe essere più importante di così la funzione che tutti noi abbiamo, il compito di prestare servizio e di trovare attraverso il servizio e attuare quello che è il nostro compito in questa vita. Siamo in prossimità del solstizio d'estate, sta per entrare Cancer, la costellazione del Cancro, e quindi un segno d'acqua, ed ecco allora alle nostre spalle questo mare, stupendo nostro mare Mediterraneo, mare di Paestum, da dove trasmettiamo. Ed allora facciamo, come al solito, il nostro esercizio preparatorio. Ormai siamo diventati espertissimi nel portare nel centro tra le sopracciglia e il centro asana i nostri tre corpi della personalità, in modo che tutto sia concentrato qua e non rimanga niente al di fuori perché possa distrarci. Creiamo quindi il nostro triangolo nella testa, collegando i tre centri, e nel triangolo nella testa formiamo quel piccolo sole che è il riflesso del grande sole dell'anima. Il piccolo sole chiama il grande sole, e il grande sole dell'anima scende e si congiunge al sole nella cavità della testa. Quindi la luce dell'anima penetra la personalità nella cavità e noi come personalità entriamo in contatto con la nostra vera essenza, quella animica. Ed allora, con la luce dell'anima nella cavità, nel talamo, allontaniamo da noi quella nube nera, carica di tutte le scorie e di tutti i pesi e di tutte le negatività che in questa settimana ci siamo portati addosso. Lasciamola andare e al posto di quella nube pensiamo al mondo come alla nostra casa e all'umanità come una grande famiglia, la grande famiglia umana. Sentiamoci impegnati a realizzare la sua evoluzione come compito fondamentale della nostra vita. Stiamo ancora per qualche attimo nella focalizzazione del servizio all'umanità. Ognuno secondo il proprio talento, secondo la propria predisposizione in questa vita, può e deve servire. Servire il piano evolutivo, riconoscendo il proprio posto e la propria
responsabilità. La responsabilità che tutti ci unisce per determinare, favorire, promuovere il bene comune. E soprattutto questo bene comune come può essere promosso? Ma attraverso l'amore, l'amore impersonale, la forza creativa di tutto l'universo che tutto tiene insieme. Ed allora sentiamo quali sono le definizioni della parola servizio. L'offerta del cuore che apre i cancelli del mondo, la luce interiore che ci anima di nuovi stimoli, il sentiero che conduce alla vera felicità, l'essenza fondamentale della vita stessa, la spada che recide ogni forma di egoismo, la consacrazione di se stessi alla volontà cosmica, il pegno certo dell'evoluzione spirituale, la disciplina migliore per scoprire i mondi superiori, la comprensione della bellezza del donare, perché quando si dona si fa entrare l'amore attraverso le coscienze, attraverso i cuori e quindi quell'amore può circolare finalmente nel mondo delle faccende umane. Ed infine l'impegno ardente a realizzare il principio dell'esistenza. Ebbene, tutti pensieri carichi di un grande significato che dobbiamo introiettare e tenere, custodire dentro come un grande tesoro. Tutti questi pensieri di tutte le gocce di luce, le parole seme che finora abbiamo incontrato e che incontreremo in questo nostro appuntamento. Ebbene, facciamo ora, l'esercizio della responsabilità. Riflettiamo brevemente e in modo impersonale sui vari problemi del mondo e vediamo quale potrebbe essere il nostro contributo alla loro soluzione. Superiamo eventuali complessi di impotenza, quello che si chiama l'illusione della inutilità. Quando ci sentiamo inutili, impotenti, perché i problemi sono e ci sembrano tanto più grandi di noi. Ebbene, questa è un'illusione. Ognuno di noi può portare quel carico, quel peso, per quanto gli compete, come quel colibrì che per spegnere l'incendio nella foresta portò la gocciolina d'acqua, una goccia di luce, dentro il suo beccuccio. E quando il leone la fermò, lo fermò il colibrì per dirgli: ma dove vai? Troverai morte certa in quell'incendio, non puoi spegnerlo. Il colibrì rispose: io faccio la mia parte. E andò a versare la sua goccia. Ora la nostra goccia è la goccia del nostro amore per l'umanità, per il pianeta, la goccia del nostro impegno, della nostra responsabilità. Perché se vogliamo che questo mondo migliori, noi dobbiamo
dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. E quindi dipende solo da noi ed è l'umanità che ha questo compito, nessun altro, non c'è nessun Dio, nessun grande maestro che può farlo per noi. È il nostro compito. Quindi prendiamocelo e ognuno con la propria parte di responsabilità portiamolo in essere. Ed allora superiamo eventuali complessi di impotenza e di insicurezza e decidiamo di evocare e coltivare dentro di noi un sentimento di responsabilità verso la vita, verso l'umanità, verso gli altri regni di natura, quelli inferiori a noi, inferiori per modo di dire, ma che ci danno tanto. E verso il piano evolutivo di cui noi facciamo parte e che a noi tocca portare in evoluzione. Cosa produce il servizio? Trasforma la vita in un miracolo continuo. Incatena ciò che è superiore a ciò che è inferiore. Muta la coscienza elevandola verso lo spirito. Affranca l'uomo rendendolo padrone del proprio destino, perché servendo impara a responsabilizzarsi e quindi a costruire il proprio destino assieme a tutti gli altri. Rende attenti e solleciti ai bisogni degli altri. Impregna di fervore ogni atto della nostra esistenza, un fervore che ci porta anche all'entusiasmo. Immette nella catena creativa dell'universo, cioè ci rende co-creatori. Crea una corrente invisibile che spinge a nuove iniziative. Fa nascere pensieri altruistici che accendono il fuoco del cuore. E infine apre un mondo illimitato di possibilità, un mondo illimitato di possibilità. Dipende solo dalla nostra creatività rendere questo mondo migliore. Ed ora facciamo l'esercizio per scoprire il valore del servizio. Rifacciamo l'allineamento velocemente, il nostro triangolo, contatto animico e analizziamo con distacco la nostra personalità. Vediamoci dal punto anima, guardando verso il basso, vediamo la nostra persona, questa persona. Ma non ci identifichiamo in essa. Quindi applichiamo questo distacco dalla nostra personalità, con i suoi bisogni, i suoi desideri, e constatiamone tutta la relatività e la transitorietà. È effimera. Questa personalità, questo strumento per l'anima, dura una sola vita. Ci serve per fare esperienza, ma non attacchiamoci ad essa. Utilizziamola come anime per compiere e portare a termine il nostro compito in questa vita. Riflettiamo sul significato della vita eterna e permanente del nostro sé, la nostra anima, sperimentando un sentimento di appartenenza a questo unico centro di energia che è tutta l'umanità come organismo unico. Riflettiamo ora sul valore profondo del servizio come donazione di sé per
un impegno comune, come abbiamo detto prima, un impegno che tutti quanti noi abbiamo e ognuno deve fare la propria parte. Come si realizza il servizio? Ebbene, gettando ogni pregiudizio e raccogliendo le forze spirituali. E dobbiamo unirle queste forze spirituali, perché troppo spesso sono separate. E questa è un'eresia, la grande eresia. Lo Spirito unisce tutto. Come mai riusciamo a distinguere le tante differenze tra una spiritualità, un percorso spirituale ed un altro? Questo ci porta alla separatività, al male. La separatività è il male. E allora integriamo le pur diverse tendenze e tensioni alla spiritualità. Integriamole senza giudicarle, perché tutti i vari rami in cui le persone sono impegnate oggi attraverso un senso concreto di una spiritualità che equilibri la materialità vigente e che porti tutti a rivelare lo spirito nella materia. Lo spirito non è mai separato dalla forma, è solo della nostra illusione materiale, che esista solo la forma senza spirito. Non esisterebbe, non è possibile che esista una forma senza lo spirito che la anima e che la plasma attraverso il suo proposito. Dobbiamo solo riconoscerlo, ricordarlo, riaffermarlo. Ed allora, accettando la responsabilità di vivere per il bene dell'umanità, avendo cura sollecita per tutto ciò che esiste, sviluppando il coraggio che sconfigge ignavia e tradimento. L'ignavia, una delle più brutte erbe, male erbe, quella di rimanere immobili, liberandoci dagli inutili fardelli e donando bellezza, coltivando l'onestà che è nella qualità, che ne è la qualità indispensabile. Eh sì, senza questo approccio onesto, che cosa vuol dire? Onesto vuol dire che noi portiamo quello che siamo in espressione, senza maschere. Questa è la massima onestà che possiamo portare nel mondo, svelando il nostro vero essere. E il nostro vero essere è divino, è di luce. Quando lo comprenderemo, riusciremo a manifestarlo e tutto cambierà, tutto si illuminerà, tutto il mondo di quella luce, di quella luce che, di cui noi siamo la fonte, quando lo riconosciamo. Ebbene, liberandoci dagli inutili fardelli e donando bellezza, coltivando l'onestà, che ne è la qualità indispensabile, come abbiamo detto, evocando la forza costruttiva della devozione verso il mondo, commensurando, cioè misurando ogni azione con il fine superiore della vita, permanendo nella luce ed entrando in relazione con l'invisibile. Questa luce, la luce dell'anima,
che rivela e redime, cioè porta ad una vibrazione superiore la luce celata nella forma, nella sostanza, nella materia. Mantenendo una costante vigilanza e seminando con generosità. La generosità è del cuore e quando seminiamo senza preoccuparci di raccogliere quel frutto di quel seme, allora il nostro lavoro sarà impersonale e il frutto lo raccoglierà tutta l'umanità. Quello sarà veramente il nostro contributo al bene comune, la impersonalità dell'azione, del pensiero e del sentimento. Non per noi stessi, ma per il tutto, e quel tutto è uno. Ed ora terminiamo questo nostro incontro con l'esercizio per evocare il servizio. Ebbene, allineamento, contatto. Visualizziamo la parola servizio scritta su di una lavagna, nero su bianco, anzi, bianco su nero. Ebbene, soffermiamoci per qualche minuto ad analizzarne il valore e il significato. Servizio, servire, essere servitori del piano, degli altri. Se ognuno fosse servitore dell'altro, tutti quanti saremmo serviti. E serviremmo. Sviluppiamo un forte senso di apprezzamento per questa qualità, il servizio, e cerchiamo di evocarla dentro di noi. Sentiamo come risuona dentro. Metterci a servizio, senza pretendere nulla per noi. Immaginiamo come cambierebbe la nostra vita dedicandola ad un ideale più elevato e riflettiamo su tutti i benefici spirituali che ce ne deriverebbero. Sentiamo questa vocazione a servizio nascere dentro di noi e affidiamoci ad essa, lasciando che ci conduca al nostro destino divino. E rimanendo con questo destino divino che accomuna tutti noi, esseri umani, su questo meraviglioso pianeta, per questa meravigliosa avventura della vita. Ebbene, vi saluto, vi do appuntamento per il prossimo incontro e la prossima goccia di luce. Vi auguro di poter comprendere il vero senso del servizio e che ognuno di noi possa mettersi a disposizione.